Siamo nel Lazio, in provincia di Viterbo, e la nostra meta è Civita di Bagnoregio, un antico borgo candidato a diventare patrimonio UNESCO. Questo è lo spettacolo che ci stava aspettando. Arrivare in questo momento della sera è veramente qualcosa di speciale. Come vi ho spiegato prima, Civita di Bagnoregio è diventata famosa nel mondo e soprattutto conosciutissima in Giappone, amatissima in Giappone. Perché? Perché si racconta che un regista molto famoso giapponese, Miyazaki, sia venuto qui tanti anni fa, abbia visitato Civita di Bagnoregio e l'abbia trovata come se stesse galleggiando fra le nuvole, un'atmosfera non rara in questo luogo. E in quel momento si sia ispirato per un film che ha fatto poi il giro del mondo, Laputa, il castello nel cielo. Da allora non c'è giapponese che arrivi in Italia e non abbia magari, se ne ha la possibilità, la voglia di venire a visitare Civita. Civita è uno dei borghi più belli d'Italia, è costruito proprio in cima a questo picco fatto praticamente di tufo e potete immaginare, è stato sempre così? No, in realtà si è trasformato nel corso dei secoli. Oggi potremmo definire Civita di Bagnoregio quasi una città fantasma, ma in realtà non lo è. E poi ci sono tantissime persone che amano Civita di Bagnoregio, è conosciuta anche come la città degli artisti. E nonostante ci siano soltanto 9 residenti, nel corso dell'anno è visitata da quasi 1 milione di persone. È raggiungibile soltanto con questo ponte che è stato costruito nel 1965. L'antico ponte è stato distrutto dai tedeschi nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ma adesso, nonostante si stia svuotando, nonostante le ultime persone stiano tornando magari verso casa o verso altri alberghi, come vedete in questo momento, anche queste persone secondo me sono straniere, noi raggiungiamo il centro e la visitiamo di notte. Ecco, adesso è diventato davvero buio. Noi passeremo qui la notte e arrivando in questo luogo uno prova una sensazione davvero particolare, perché in questo momento mi hanno detto che qui a Civita di Bagnoregio ci dovrebbero essere davvero soltanto 9 abitanti. Non c'è nessun rumore, soltanto qualche luce accesa. C'è la possibilità di dormire all'interno di poche case che sono state restaurate. È davvero una situazione particolare, soprattutto se uno pensa che si trova isolato nel cuore del nostro paese. In genere la gente ha paura della solitudine, dell'isolamento. E invece qui c'è una grandissima serenità, una grandissima pace. Insomma, sono sensazioni che sembrano purtroppo perdute nel tempo. La mattina ci siamo alzati all'alba per vedere lo spettacolo che ha reso Civita famosa nel mondo con il soprannome di città sulle nuvole. E con il sole sono riapparse le persone e si sentono di nuovo i rumori della vita. Tanti rumori, le zappe, le persone al lavoro, le macchine. E la sensazione è davvero particolare, soprattutto perché
È difficile immaginare quanto sia piccolo davvero questo paese. Guardando dal satellite ci siamo resi conto che Civita di Bagnoregio probabilmente non supera i 200 metri di diametro. È comunque un luogo incantato e, come vi dicevo prima, questo paese è conosciuto come la città che muore a causa del territorio che continuamente viene violato dalle frane. Tutto sotto di noi c'è una valle famosa, bellissima, conosciuta come Valle dei Calanchi, una valle visitabile anche a piedi facendo dei trekking molto interessanti. Camminando per il borgo si riconosce chiaramente la lotta dell'uomo che difende il proprio territorio. Sono diversi i sistemi che si sono trovati per minimizzare i danni agli edifici. Ma per capire la realtà di questo luogo, nella piazza principale si trova il Museo delle Frane, un posto dove si racconta una storia che ha milioni di anni, con il quale collabora il geologo Giovanni Maria Di Vuduo, che mi accompagna lungo il perimetro di Civita. Allora Giovanni, qui abbiamo già un'idea di un crollo, ma sì, è stato recente? Questo è iniziato fine anni 80, primi anni 90. Mm. Questa casa che si trova sul lato nord di Civita, nel giro di pochissimo tempo è stata praticamente aperta in due da una grande frattura che si è individuata sulla parte nord della rupe. Quindi noi siamo proprio al limite, avete sì, visto, no? Praticamente facciamo un passettino più in là e c'è una finisce. Scarpata molto alta. C'è una sì, scarpata. Qui che cosa è stato fatto per mettere in sicurezza il territorio? Qui è stato realizzato tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 un importante progetto innovativo. Vedete, sono stati realizzati alle spalle di questa grande frattura 7 pozzi strutturali profondi 16 metri a cui sono stati ancorati dentro la roccia moltissimi tiranti e questo ha aiutato a stabilizzare questo grande sperone di rupe che si stava staccando e stava per crollare a valle. Ma quindi se uno vuole salvare un patrimonio storico, naturale di un territorio, si può intervenire? Sì, 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 si può fare e ovviamente si deve fare soprattutto in un posto così unico e suggestivo. Il problema qui ovviamente è che la dinamica del territorio è estremamente intensa e complessa con questi fenomeni franosi molto frequenti che hanno portato nel corso dei secoli al progressivo restringimento della rupe. Ovviamente con una dinamica così complessa serve una progettazione che sia altrettanto dinamica, quindi bisogna innanzitutto monitorare i versanti e fare una progettazione dinamica degli interventi che si sposi con la elevata complessità del territorio e della sua dinamicità. Interventi che costeranno anche tanti soldi sì, e che non vanno d'accordo con lo spopolamento, perché uno dice perché devo intervenire se tanto qui non vive più nessuno? Esatto, esatto. Infatti l'esempio è di Orvieto Toddi, che 40 anni fa hanno beneficiato di una legge speciale finanziata ogni anno e oggi Orvieto Toddi sono sistemate. Questa cosa per Civita non è stato possibile perché negli anni 70 era praticamente spopolata. Oggi infatti con questo rinnovato interesse per questo luogo così unico e suggestivo e questo grande flusso turistico permette di fare di Civita non il paese che muore ma il paese che lotta per vivere. Questo è molto importante. Abbiamo attraversato il paese, che come avete visto è molto piccolo, ma Giovanni mi sta accompagnando a un angolo speciale, un affaccio speciale. Davanti a noi una parte della famosa Valle dei Calanchi, una storia che ci porta indietro di milioni di anni. Sì, ci porta indietro di più di 2 milioni di anni, perché in quel periodo tutto questo non c'era, ma anzi c'era il Mar Tirreno sul cui fondale si accumulavano questi fanghi. Quindi noi dobbiamo immaginare, se fossimo 2 milioni di anni fa, di essere in mezzo al mare in questo momento? Di essere qualche centinaio di metri sopra il livello del mare, sì, perché poi poco più di 1 milione di anni fa queste zone si sono sollevate di diverse centinaia di metri. È iniziata l'erosione e quindi oggi le argille della Valle dei Calanchi sono quello che rimane dell'antico fondale del Mar Tirreno. È anche un territorio vulcanico. Esatto, perché all'incirca 600.000 anni fa è iniziata l'attività del distretto vulcanico Vulsino.
dove c'è adesso il lago di Bolsena, sono stati attivi ben 5 vulcani nel passato. Queste argille sono in continuo Sì, movimento? infatti il problema è proprio la presenza di queste argille con queste fortissime pendenze, perché le argille sono impermeabili, quindi con le precipitazioni si rigonfiano, si trasformano in fango e colano. Secondo me, molte volte noi sbagliamo perché pensiamo che questi fenomeni non siano naturali. Invece, da come ne parli, capiamo ancora una volta quanto la Terra sia viva e quindi in continuo movimento. Soprattutto il territorio italiano, i problemi sorgono con questi fenomeni naturali quando l'uomo non riesce a interagire con questi fenomeni in maniera corretta. E Civita rappresenta un esempio del nostro territorio italiano così articolato e così complesso con le sue frane, i terremoti, i vulcani, ed è un territorio che dobbiamo tenerci da conto perché è il nostro bene più prezioso. Un bene da difendere in tanti modi e il turismo può essere uno di questi. Me lo faccio spiegare dal sindaco di Bagnoregio, Luca Profili. Luca, questa un tempo era la sede del comune, quindi Civita ha avuto una storia bellissima fino a qualche anno fa. Adesso invece è diventata un simbolo perché siamo nella piazza, quindi di questo territorio che attira tantissimi turisti nell'arco dell'anno. Qual è il segreto? Sì, siamo partiti dalla consapevolezza di avere un tesoro tra le mani, abbiamo investito in arte, cultura, in comunicazione ed il risultato è stato veramente importante. Arte e cultura ancora possono pagare? Sì, in un momento storico molto complesso come quello che viviamo, questi veicoli ci hanno regalato Civita di Bagnoregio come uno dei siti più visitati in Italia. Ci sono anche diversi locali. Sì, proprio anche con questo sviluppo turistico hanno aperto diversi locali, quelli che prima erano bruschetterie sono diventati dei ristoranti. Però solo di giorno, la sera non c'è niente. Quando sono, diciamo, le 7 di sera, qui ritorna la quiete mattutina. L'abbiamo visto ieri sera ed era spettacolare. Adesso però avete messo anche un limite, cioè va bene avere un locale, avere un po' di intrattenimento, però non si deve esagerare. Sì, la candidatura UNESCO, diciamo, ci ha un responsabilizzato da questo punto di vista e quindi da diversi anni c'è un'ordinanza comunale che vieta l'apertura di nuovi locali. C'è una signora, la conosce? Sì. Come si chiama? Rossana. Signora Rossana, posso farle una domanda? Lei è residente qui, ha scelto di venire qui o No, 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 io ci sono nata. Ah, lei è nata a Civita. Certo, Quindi tutti i miei qui. antenati, questa è la casa di tutti i miei antenati, dei nonni, bisnonni. Io sono nata qui. Ma quando tutti sono scappati via, No, lei. no, 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 no. Perché non Noi è siamo andata? rimasti qui. Perché le radici sono qui. No, e poi i genitori, i nonni avevano la campagna giù nella valle, quindi dove andavamo? Posso farmi i fatti suoi, signora? Lei vive da sola oppure? No, 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 c'è mio marito. Ah, lei E e le suo figlie, e marito. due Le figlie, figlie, tutti qua. sì. Siete Tutti in. qua. Beh, le figlie lavorano, certo, non è che stanno sempre qua, però ormai noi siamo pensionati, io e mio marito siamo qui. Signora, ma che cos'è che alla fine la fa rimanere qui? Qual è il valore aggiunto di questo luogo? Tanti ci dicono come fate a vivere qui e come facciamo? Facciamo bene, si vive come in un'altra parte, anzi, più tranquilli. Grazie signora, eh. Prego, prego, grazie a lei, il piacere di averla qui. Luca, però possiamo dire che Civita di Bagnoregio ha avuto dei grandi doni anche da persone straniere. Un'architetta famosa nel mondo ha dato tanto a questo luogo. Sì, assolutamente. Astra Zarina, che è stata professoressa di architettura all'Università di Washington, lei di origine lettone, è stata la prima forse a far conoscere Civita nel mondo, ha organizzato qui, diciamo, centri di studi proprio per studenti universitari di architettura e quindi è stata la prima che ha aperto un po' la visuale di questo borgo. Amato talmente tanto questo luogo che ha vissuto qui e alla fine ha concluso la sua vita qui. Sì, lei è morta nel 2008 e proprio abbiamo voluto dedicare una sala di Palazzo Alemanni all'interno di Civita alla sua storia.
tante altre persone poi hanno creato un legame particolare con questo territorio, persone famose in Italia, Tornatore ad esempio, non solo. Assolutamente, anche il professor Paolo Crepè sono stati forse i primi che negli anni 90 hanno creduto in questa rinascita di Civita. Un'ultima cosa ti chiedo, Luca. Tu dici che praticamente Civita ha avuto un'esplosione turistica di visitatori quando voi avete messo il ticket. Sì, da giugno 2013 c'era un piccolo ticket d'ingresso di 1,50 euro, quindi simbolico, ma che ha prodotto una crescita esponenziale dei numeri, che anche a seguito degli aumenti di questo ticket, che oggi costa 5 euro, abbiamo visto dei risultati straordinari. Allora, tutte le bellezze italiane dovrebbero costare qualche soldino. Beh, sicuramente ha dato valore a ce ne prenderemo più cura, forse. Assolutamente. Guardate adesso dove vi ho portato. All'interno di questa casa, che è conosciuta come casa d'artista, è stata recuperata qualche anno fa dal comune di Civita di Bagnoregio. È un posto particolarissimo. Perché sono venuta qui? Perché ve la voglio far vedere? Perché qui capiamo davvero il valore del recupero, della storia, dell'antico, o anzi dovrei dire del vecchio. Però in questo caso la parola vecchio ha un senso positivo. Guardate ad esempio gli interruttori. Sono come quelli che c'erano nella vecchia casa della mia nonna. O ancora i fili che sono stati fatti passare esternamente per rispettare questi muri che sono pregni di storia. Questo camino che probabilmente ha qualche centinaio d'anni. I pavimenti che potrebbero essere definiti vecchi, brutti, da rifare, e invece qui sono meravigliosi. Le persone ovunque stanno capendo il valore del passato.